Bentornati all'FLE e al Massimo. Si avvicina l'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina e questa rubrica in apertura continua sempre a rammentare il proprio sostegno al paese aggredito e la condanna del paese aggressore. Venendo a quanto accade in Italia, ha fatto discutere di recente la proposta avanzata dal Ministro dell'Istruzione e del Merito di applicare un trattamento differenziato ai docenti che lavorano in aree del paese dove il costo della vita è più elevato. Premesso viene astratto, non si tratta di un'idea peregrina, è che là dove i mercati funzionano e non ci sono distorsioni, le retribuzioni dovrebbero muoversi tendenzialmente nella direzione indicata dal ministro. In una rubrica che parla di libertà, non possiamo che fare un passo indietro e porci alcune domande. Ma il merito che è stato introdotto nel nome del ministero ha qualche importanza o funzione, o viene menzionato solo per strizzare l'occhio a una componente, peraltro a mio avviso minoritaria, dell'elettorato di riferimento per la maggioranza di governo? Se mettiamo mano alla retribuzione di alcuni dipendenti pubblici, non sarà il caso di prendere in considerazione anche l'ipotesi di premiare chi fa di più e meglio? Se invece ci vogliamo confrontare sulle pari opportunità e dunque offrire a chi lavora in aree diverse e diversificate le stesse condizioni, perché limitarsi solamente ai professori? Cosa hanno di speciale? A parte essere un gruppo di rettori che si muove in modo coordinato? La risposta soffia dal vento, come diceva Bob Dylan, e la verità sconveniente è che in un paese culturalmente corporativo o al più socialista, premiare il merito non interessa a nessuno, perché in modo diretto o indiretto implica evidenziare o punire il demerito e la negligenza, una prospettiva tabù che tutti i politici rifuggono come la criptonite per Superman. Non sia mai che si guardi alla scuola e all'insegnamento come a un servizio da garantire agli studenti, anche per poi favorire il funzionamento di un ascensore sociale che è bloccato da tempo. Il focus è sempre sugli interessi di chi nella scuola lavora e mai su quelli che dalla scuola dovrebbero ottenere gli strumenti per orientarsi in un mondo sempre più complicato. Discorso complesso che approfondiremo nelle prossime puntate dell'FLE al massimo. Slava, Ucraini!